C'era una volta la palestra Bacchettoni, unica struttura dove praticare lo sport al chiuso dentro le mura, da anni inutilizzabile perché non ha norma e che non si sa nemmeno quando diventerà un centro benessere privato. Così stanno le cose, lo si voglia o meno, eppure dentro le mura sono rimaste moltissime scuole cittadine, dall'istituto d'arte al liceo artistico, dal liceo classico alle magistrali, dal Giorgi alle elementari e medie. E per i ragazzi che le frequentano l'ora di ginnastica diventa un'avventura. Nella maggior parte dei casi insegnanti e studenti devono prendere un autobus e spostarsi in una struttura fuori città, con conseguente spreco di tempo e di denaro. Tutto questo, dicevamo, con una palestra che prima c'era e adesso non c'è più, e una che ci potrebbe essere ma probabilmente non ci sarà mai. Parliamo dell'ex cavallerizza Piazzale Verdi, una vita fa maneggio coperto, da tempo immemore cattedrale nel deserto proprio a ridosso delle mura e chissà in un ipotetico futuro destinato a centro di accoglienza turistica. E allora alla domanda se i ragazzi fanno abbastanza sport a scuola, la risposta di un insegnante non può che essere questa. Nel centro storico di Lucca le scuole che stanno nel centro storico non hanno palestre, l'unica palestra che c'era, cioè il Bacchettoni, è stata diciamo svenduta per farne una spa. Spero che il prossimo, col cambiamento dell'amministrazione comunale, verranno prese altre decisioni sul Bacchettoni oppure sull'edificio della Cavallerizza, dove ci verrebbero benissimo tre palestre, e invece mi risulta che il Pius l'abbia dedicato, scusate, ma siccome siamo a un passo dalle elezioni, fate perlomeno un paio di palestre nel centro storico dove ci sono scuole elementari, scuole medie e superiori, cioè sono tutte lì, c'è una cosa vergognosa questa qua.